Quanto bello esplorar, esplorar, esplorar! Quanto bello esplorar alla faccia devastatore! Oh, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Cosa sto facendo? Beh, sto esplorando! Stamattina mi sono svegliato e ho chiesto a Vastatore: ehi, ti va se esploriamo un po'? E lui mi ha risposto: oh no Alex, lasciami dormire! Sto sognando Carla! Perciò me ne sono andato ad esplorare da solo. Così continuo ad esplorar, esplorar, esplorar e continuo ad esplorar alla faccia di Vastatore. Ma, e questa cos'è? Ho trovato qualcosa di interessante, ragazzi! Sembra una scatola! Chissà cosa contiene! Dai, apriamola, apriamola! E un momento, forse non dovrei aprirla. Vastatore dice sempre di non toccare le cose che non mi appartengono. Però questa non appartiene a nessuno, quindi posso aprirla. Però Vastatore dice anche che quando vado in giro da solo combino sempre guai. Se aprissi questa scatola e scatenassi qualche guaio? Se nella scatola ci fosse qualche animale strano? E se ci fossero dei ragni? O qualche insetto ancora più schifoso? O qualcosa in grado di divorarmi in un sol boccone? No, 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 no. Meglio non aprire questa scatola. Vabbè, dai, che male mi può fare? Apriamola. Ecco fatto, ma non c'è niente. Però avverto qualcosa di strano. È come se la scatola fosse viva. Oh, oh cavolo! Vastatore, aiuto! Vastatore, 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 Vastatore. Oh mamma mia. Che c'è, Alex? Ti ho detto di lasciarmi stare. Mamma mia. Aspetta. Ma hai corso? Aspetta che mi sta venendo l'asma, vado a fare il puff. Ma che cavolo gli prende? Ah, ora va meglio, allora ti spiego tutto. Non avrai combinato qualche guaio? Guaio? Io? No, 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 ma che dici? È semplicemente che mi sono imbattuto di una scatola vivente. Una scatola vivente? Sì, ho aperto una scatola vivente e credo che si sia arrabbiata. Cioè, tu ti sei imbattuto di una scatola vivente e hai pensato bene di aprirla? Sì, cioè no, mica lo sapevo che era viva. Ma io ti ho sempre detto di non toccare cose che non ti appartengono. Vabbè, ma ero troppo curioso, perdonimi. Oh cavolo, hai sentito? Non era un verso molto amichevole. Ah, ma è solo Abato Mauro. Abato Mauro, che ti prende? Fame. Hai fame? Mi è rimasta un po' di insalata. Se vuoi te ne offro un po'. Ci sono anche dei cavoli o dei piselli anche. È strano che tu non abbia niente da mangiare in casa. Però non so, se hai bisogno di qualcosa. Aia! No, Alex! Oh, Abato Mauro, ma che ci stai provando con me? Guarda che lo dico a veloci Marco. Fame! Abato Mauro, molla Alex! Fame, fame, fame! Oh, ma che sono tutte queste manifestazioni d'affetto tutto d'un tratto? Non credo ti stessi abbracciando, Alex! Aia! No, Vastatore! Mollalo, mollalo! Fame, fame, fame! Oh, Abato Mauro, ma che sei impazzito? Sei scappato di casa così, tutto d'un tratto! Fame! E quindi c'è tanta verdura a casa! C'è bisogno di andare in giro a fare il pazzo! Fame! Ah, ma che ti prende? Cosa? Ma Abato Mauro è diventato carnivoro! Abato Mauro, carnivoro? Ma com'è possibile? E va bene, vuoi la guerra? E guerra sia! No, veloci Marco, fermo! Abato Mauro non è in sé! Secondo me questo non è nemmeno Abato Mauro! È qualcuno che si è trasformato in Abato Mauro solo per prendermi in giro! Fame! Io penso abbia bevuto qualche strana pozione! È vero! L'odore è quello di Abato Mauro, quindi deve essere senz'altro lui! Deve aver bevuto qualcosa, oppure gli hanno fatto un incantesimo! Non saprei cosa dire! Fame! Fame! Ti preferivo da erbivoro! Fame! Abato Mauro, ma che ti prende? Guardami negli occhi, sono io! Sono il tuo veloci Marco! Fame! Aiuto! Ma cosa? Oh, ma
Ma che succede qui? Quel triceratopo ha attaccato a Pato Mauro, così, senza motivo. Oh mamma, magari voleva salvare la vita a Veloci Marco. Ok, credo di no. Cioè, non capisco. Sia Pato Mauro che quel triceratopo si comportano come... Come due predatori che litigano per una preda. Esatto, eppure dovrebbero essere due erbivori. Oh no, Bastatore, Veloci Marco sembra in difficoltà. Ora basta, lasciate stare Veloci Marco. Grazie, Bastatore. Arex, una domanda. Che c'è, Bastatore? Quella strana scatola che hai aperto, alla fine l'hai richiusa? No, perché? E allora sei stupido, dai, dillo, sono stupido! Ma che c'entra la scatola? Cioè, tu te ne vai a zonzo, da solo, trovi una strana scatola, viva tra l'altro, e tu che fai? La apri! E guarda caso, subito dopo i dinosauri impazziscono! Oh cavolo, quindi tu pensi che io abbia liberato inconsapevolmente un potere malefico dalla scatola? Sì, penso proprio questo, Arex. Perciò dobbiamo andare subito a chiudere quella scatola. Credo proprio tu abbia ragione. E va bene, andiamo. Andiamo, accidenti a te. Eccola qui, Bastatore. Ah, wow. C'è anche disegnato uno scheletro sopra. È proprio la scatola più innocua del mondo. Shh, non urlare che la svegli. È già sveglia, Arex. Accidenti, che guaio. Beh, chiudila. Cosa? Chiudila, chiudi la scatola. E perché devo chiuderla io? Tu l'hai aperta e tu la chiudi. Mi sembra giusto, mi sembra giusto. Ti prego, signora scatola, non farmi del male. Ora ti richiudo e tornerà tutto a posto. Ecco, ora tutti i dinosauri erbivori torneranno normali, giusto? Aiuto! Ok, mi sa che non ha funzionato un cavolo. Aiuto, Bastatore! Resisti, Arex! Ma è un anchilosauro! Accidenti, che guaio! Tutti gli erbivori sono diventati carnivori! Strano che non sia diventato carnivoro anch'io! Beh, perché tu sei un tirannosauro. Di natura dovresti essere carnivoro. Quindi la maledizione non ti ha contato come erbivoro. Giusto, giusto! Comunque dobbiamo trovare una soluzione. Aia! Mollami la coda! Mollami la coda! Ma te guarda, sono ovunque! Oh cavolo, cosa facciamo, Bastatore? Dobbiamo portare questa scatola dallo sciamano. Lui saprà cosa farne. Avanti! Prendila tu, Arex. Perché devo prenderla io? Chi ha aperto la scatola? Io! E allora la prendi tu! Oh, accidenti a me! Ma non potevo farmi fatti miei invece di andare in giro ad esplorare! Signor Sciamano! Oh no, eccoli di nuovo! Abbiamo un problema! Arex ha aperto questa scatola e adesso succedono casini. Cosa? Ma quello è... Ecco, visto Arex, sa che cos'è. Quindi siamo salvi. Come vi è saltato in mente di portare quella roba qui? Oh, ti prego, non ti arrabbiare, signor Sciamano. È che abbiamo bisogno del tuo aiuto. Lo sapete che quello non va aperto per nessuna ragione al mondo, vero? Te l'ho detto, l'ho aperto Arex. L'ho aperto? Ah! Maledizione! Sì, però poi l'ho richiuso! Richiuderlo non servirà a niente! Ma si può sapere che razza di scatola è? Quello è il vaso di Pansauro! Il vaso di Pansauro? Quindi è il vaso di un dinosauro con la panza? Ma no, deve essere qualcosa di simile al vaso di Pandora! E cos'è il vaso di Pandoro? Di Pandora, Arex, non di Pandoro! È una leggenda della mitologia greca! Si dice che Zeus prese un vaso e lo riempì di tutti i mali del mondo! E poi lo affidò a Pandora, che per curiosità lo aprì e liberò tutti i mali. Ah, e quindi io sono Pandora. Sì, esatto, in questo caso sei proprio Pandora. Che bello, sono Pandora l'esploratrice. Ecco come rovinare un mito. Vabbè, quindi come funziona questo vaso di Pansauro? Il vaso di Pansauro fu creato dai più feroci dinosauri della preistoria. La leggenda narra che se qualcuno avesse liberato l'anima dei carnivori dal vaso, una terribile maledizione si sarebbe abbattuta sui dinosauri erbivori. Tutti quanti, infatti, si sarebbero trasformati in
carnivori e i dinosauri avrebbero iniziato a sterminarsi tra loro, dando il via all'apocalisse. Oh mamma, se Dinosaurin avesse saputo dell'esistenza di questo vaso, non si sarebbe disturbato tanto per creare una pozione capace di trasformare gli erbivori in carnivori. Se non sapete di cosa sto parlando, leggete il nostro libro Un'epidemia misteriosa. E adesso come facciamo a risolvere la situazione? Io non voglio un mondo pieno di carnivori con cui competere. Beh, per spezzare la maledizione, il dinosauro che ha aperto il vaso dovrà cibarsi della carne di un kaiju. Cosa? Sì, è un modo per onorare i carnivori della preistoria. Ah, vabbè, facile! Con tutta la carne surgelata che si trova oggigiorno dovrebbe essere una passeggiata. In realtà la carne di kaiju è molto rara e pregiata. Ah, giusto. E come facciamo ad abbattere un kaiju? Ah, e va bene. Anche questa volta mi tocca risolvere la situazione. Ecco, tenete. E questa cos'è? Come cos'è? È ciò che vi serve. È una bistecca di carne di kaiju surgelata. È l'unica che sono riuscito a recuperare. È molto molto rara. Perciò vi costerà ben 30 gocce di sangue. 30 gocce? Vabbè dai, tanto paga Arex. Ma come pago io? Sì, il macello l'hai combinato tu. Quindi paghi tu. Poi semmai la carne la mangio io. No, vastatore. La carne di kaiju deve mangiarla Arex. È lui che ha aperto il vaso. Ah già, uffa. No, 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 aspettate. Vi state dimenticando di un piccolo dettaglio. Io non mangio carne. Io volevo assaggiare la carne di kaiju. Sì, ma tanto io non la mangio, vastatore. Beh, devi farlo, Arex, se non vuoi dare il via all'apocalisse. Ti ho detto di no, io la carne non la mangio. E quindi, per una volta potresti anche sforzarti. No, 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 non se ne parla. Signor Scemano, io sono vegetariano, non posso mangiare carne. Deve esserci un altro modo. No, mi dispiace. Vegetariano o no, questa è la procedura. Per spezzare la maledizione dovrai mangiare un pezzo di carne di kaiju. Sarà sufficiente anche un piccolo morso. Ma non può farlo, vastatore, al posto mio? No, perché il rito va eseguito di fronte al vaso. Lui vede chi sta mangiando la carne. E se qualcuno dovesse farlo al posto tuo, beh, lui lo capirebbe. A meno che tu non abbia un sosia o un fratello gemello. In quel caso sì, potresti addirittura ingannare il vaso. Oh, accidenti, ma io non ce l'ho un sosia. Però vastatore mi somiglia, no? Ma che cavolo dici, Arex? Io e te non ci somigliamo per niente. Ma certo che ci somigliamo, vastatore. Sei solo un po' più viola di me. Non ci somigliamo, taci. Oh, mannaggia. Quindi dovrai mangiarlo tu, mi dispiace. E non hai idea di quanto io ti stia invidiando. Uff, ma io non la voglio mangiare. Non riuscirei nemmeno a darle una leccata. Arex, basta con le chiacchiere. Lo vuoi capire che è per il bene di tutti? Se vuoi spezzare la maledizione, devi mangiare quel pezzo di carne. Certo che voglio spezzarla, però io la carne non la mangio. E invece la mangerai. No, non la mangerò. Sì, invece. No. Sì. No. Sì. No. Sì. Insomma, questo pezzo di carne lo comprate o no? Sì, lo compriamo. No, non lo compriamo. Sì, lo compriamo. Non lo compriamo. Lo compriamo. Non lo compriamo. Lo compriamo. Ah, non vi sopporto più. Io la carne non la mangerò mai. Da quando sei diventato così egoista? Egoista? Io? Sì, per colpa tua moriranno un sacco di dinosauri innocenti. Ma che dici? Sì, perché tu sei talmente buono di cuore che non mangeresti mai la carne di un altro animale. Ma allo stesso tempo lasceresti che tutti i dinosauri si sbranino tra loro per colpa tua. Oh cavolo, non l'avevo vista in questo modo. Perciò devi mangiare quella carne. E magari lasciane un poco anche a me, ok? E va bene. Mi sacrificherò per tutti i dinosauri. Mangerò questa bistecca di carne di kaiju. Ce la posso fare. No, fermo. Ah, che c'è? Dovete ancora pagare. Ah, giusto, scusa. Mi servono 30 gocce di sangue. Quindi, vastatore. Cosa? Ma che c'entro io? Avanti, avvicina il sedere. Ma perché devo pagare io? Il macello l'ha combinato Arex. Sì, ma il tuo sangue è più prezioso di quello di Arex. Perciò se volete la carne, devi darmi 30 gocce del tuo sangue. Ah, ma guarda che mi tocca fare. E va bene, prendi pure. Grazie. Aia. Aspetta, signor Sciamano, aspetta. Aia. Oh, sta fermo. Non puoi aspettare un poco tra una puntura e l'altra? Aia. Ah, quanto ti lamenti. Non la trovo tanto giusta questa cosa. Aia. La vuoi finire di strillare? Ma fa tanto male. Cioè, non ho capito, la carne deve mangiarla Arex e io devo sempre... Aia! Dai, manca l'ultima puntura. Mi fa tanto male il sedere. Domani sarà già passato. Vediamo un po'. Ok, l'altra la prelevo da qui. Aia! Ah, sta zitto. Ecco,
Ho finito, puoi andare. Aia, questa botta non ci voleva. Come sei delicato. Ai. Arex, sappi che ti odio. Ma dai, lo so che mi vuoi bene. Bene, Arex, ora puoi mangiare la carne e porre fine alla maledizione. Ok, bene, ci risiamo. Uffa, non credo di farcela. Avanti, Arex, ce la puoi fare. Mamma mia, che puzza. E va bene. No, non ce la faccio. Ah, quanto lo invidio. Quella carne profuma così tanto. Beh, non per niente la carne più pregiata che ci sia. Mi viene da piangere. Uffa. E va bene, posso farcela. Arex, ti conviene sbrigarti, altrimenti me la mangio io. Non puoi mangiarla tu. Sì, stavo solo scherzando, dai. Uffa, e va bene, adesso lo faccio. Signor Vaso, guardami bene, perché non lo rifarò una seconda volta. Ah, bene, si è deciso. Uffa. No, aspetta, Arex, fermo! Che c'è, Vastatore? Ho un'idea migliore. Cioè? Cos'hai in mente, Vastatore? So come ingannare il va... Zitto! Come puoi dire una cosa del genere ad alta voce? Ah, giusto, lui può sentirci. È certo che può sentirci. Non puoi nasconderlo un attimo. Faccio subito. Ecco qua. Allora, dove posso portarlo? Aspettatemi un attimo. Ma cos'hai in mente, Vastatore? Fidati di me, Arex. Farò in modo che tu non debba mangiare la carne. Davvero? Sì, perché non mi sembra giusto. Tu sei vegetariano. Oh, ma quindi lo stai facendo per me? Che carino! Ma certo che lo sto facendo per te. Ma soprattutto perché voglio essere io a mangiare la carne di Kaiju. Ah, ecco perché. Sei sempre il solito. Ecco fatto. Ora puoi parlare, Vastatore. Stavo pensando, potresti preparare una pozione capace di trasformare in Arex. Cosa? Vuoi trasformarti in me? Sì, così potrò mangiare io la carne al posto tuo. Beh, non mi sembra una brutta idea. Allora, purtroppo non ho pozioni simili, però conosco un incantesimo in grado di scambiarvi. Di scambiarci, cioè? È un incantesimo in grado di trasferire la tua anima nel corpo di Arex e l'anima di Arex nel tuo corpo. Ah, wow, che figata! Ma non dura molto, vero? Cioè, giusto il tempo di mangiare la carne. Sì, la durata massima è di circa un'ora, tranquillo. Wow, interessante! Bene, allora si può fare. Ok, allora inizio subito a recitare l'incantesimo. Aspetta che non me lo ricordo. Com'era? Ah, sì. Bene. Scambium de corpicus! Ma... wow! Mi sento altissimo! Io invece mi sento un pollo verde senza piume! Oh, Vastatore! Lo sai che sei proprio carino! Ah, immagino, Arex, immagino! Purtroppo però non sono bello quanto te! Oh, grazie! Cioè, guardati, non sei mai stato così figo! Comunque, vedi che brutti denti che hai! È certo che ho dei brutti denti in questo momento, sono i tuoi denti! No, mi riferisco ai tuoi, cioè i miei, cioè i tuoi! Cioè nel senso, quelli del tuo corpo. Guarda qui. Ma guarda che i miei denti sono bellissimi. E certo, sono i miei denti. No, mi riferisco ai miei, quelli che hai tu in questo momento. Ah no, quelli che ho io adesso sono proprio brutti, perché sono i tuoi, capito? Ma i miei denti sono bellissimi. No, sono brutti. Sono belli. Brutti. Belli. Sono brutti e gialli. E non te li lavi mai. Certo che me li lavo. Tu dici? Allora perché in questo momento nella tua bocca sento ancora... Beh, oggi non me li sono lavati, ma perché non ho avuto tempo. E perché non hai avuto tempo? Perché sei venuto tu a svegliarmi. Ah, adesso è colpa mia se non ti lavi i denti. Certo, è sempre colpa tua. Oh, ragazzi, la volete finire? Vi ricordo che non avete tutto il giorno. Giusto, hai ragione. Avanti, non c'è tempo da perdere, va a riprendere il vaso. Vastatore, stai parlando con me, non dimenticartelo. Abbi un po' di rispetto. Giusto, scusami, signor sciamano. Ecco, vado a riprendere subito il vaso. Ecco qui. Che bello, finalmente si mangia. Cioè, volevo dire... No, uffa, ma io sono vegetariano, non voglio mangiare carne di kaiju. Cosa mi tocca fare? Ha! No,
Ehi! Oh! Poveri illusi! Adesso questa me la mangio io! Ciao! Maledetto Dilofosauro, torna qui! Zitto, zitto, Vastatore, calmati! Forse dovresti comportarti un po' più come me, altrimenti rischi di farti smascherare dal vaso di Pansauro! Giusto, hai ragione, ma mai visto che è successo? Quel maledetto ci ha rubato la carne di Kaiju! Cioè, volevo dire, quel birbantello ci ha rubato la carne di Kaiju! Ok, adesso sei strano. Comunque, Arex, dobbiamo andare a riprendere la carne. Dobbiamo dare una bella lezione a quello sciocchino. A quello sciocchino? Ma veramente? A quello scemotto? Scemotto? Ma io mica parlo così, Arex! Cioè, volevo dire... Ma che termini sono, Vastatore? Non si parla così! Devi darti una calmata, ecco! No, Arex, io non voglio darmi una calmata! E invece dovresti... Aspetto che vado a farti una camomilla! Ma volete smetterla di perdere tempo? Il destino di tutti i dinosauri dipende da voi e da quel pezzo di carne. Perciò andate a riprenderlo prima che sia troppo tardi. Giusto. Avanti, Arex. Andiamo a dare una bella lezione a quel farabutto. Cioè, volevo dire... Avanti, Vastatore. Andiamo a dare una bella lezione a quello sciocchino. Ma, Vastatore, hai detto che tu non usi il termine sciocchino. Muoviti! Ah, sì, giusto. Ma te guarda se mi tocca andare in giro nel corpo di un babbeo verde. Ehi, guarda che è stata una tua idea! Ah sì? Sì, hai deciso tu di scambiarci! L'ho fatta solo per rimediare al disastro che tu hai combinato! Non è vero, l'hai fatto soltanto perché volevi assaggiare la carne di Kaiju! E adesso la carne di Kaiju è stata rubata, contento? E se non la troviamo in tempo, tutto il mio piano andrà in fumo! E sarà tutta colpa tua! E certo, è sempre colpa mia! Accidenti, spero che quel Dilofosauro non se la sia già mangiata! No, dai, speriamo di no! Come? Ho detto speriamo di no! Ah beh, non mi sembra molto improbabile dato che la carne di Kaiju è la più pregiata che ci sia. Va bene, allora non perdiamo tempo e iniziamo a seguire le tracce di quel Dilofolofolosauro. Come, scusa? Ho detto iniziamo a seguire le tracce di quel Dilofolofolosauro. No, non ho sentito. Iniziamo a seguire le tracce! Le borracce? Ma quali borracce? Ma che dici, Pastatore? Ho detto le tracce, non le borracce. Le tracce! Le linguacce! Ma io non ti sto facendo le linguacce! Al massimo ti tiro una capocciata dritta sul naso, ma non ti faccio le linguacce. No, Pastatore, ho detto le tracce, capito? Le tracce. Ah, le tracce. Vabbè, ma le tue orecchie non sentono un cavolo. Mica è colpa mia. Poi ho sempre lo stomaco pieno di gas. È difficilissimo trattenere le scorregge. È difficile vivere nel mio corpo, vero, Pastatore? Ah, sta zitto e iniziamo a seguire le tracce. Ok. Ok, è andato da quella parte. Sì, andiamo. Ah, mi sono fatto davvero una bella mangiata. Ma ora è arrivato il pezzo forte. Ho sempre sognato di assaggiare la carne di Kaiju, ma finalmente è arrivato il momento. No, fermo! Ah, cavolo, mi avete trovato! Pensavi di farla franca? Questa è la nostra carne! Ne sei proprio sicuro, Tirannosauro? Adesso è mia! No, è mia! Pastatore, bada come parli! Non dimenticare che tu sei me e io sono te! Ah, taci, Arex! In questo momento il vaso di Pansauro non c'è! Non abbiamo motivo di mantenere il segreto! Ah, giusto! Allora, io sono Arex nel corpo di Pastatore! Gne. Sì, ma non c'è nemmeno bisogno di fare tutte queste scenate! Ah, ok! In realtà non mi importa sapere chi siete, voglio soltanto la mia carne! Perciò, statemi bene, Tirannosauri! È stato un piacere conoscervi, ciao! Torna qui! Aia! Ti faccio pezzettini! Pastatore, potresti farmi un piacere? Cosa vuoi? Potresti non mangiarti quel Dilofosauro, per favore? E perché non dovrei mangiarmi questo ladruncolo? Perché quando tornerò in me non voglio sentire il sapore di carne! Beh, tanto in questo momento la stai già sentendo! Infatti non vedo l'ora di tornare nel mio corpo! Lasciate che ve lo dica, ragazzi. È il discorso più strano che io abbia mai sentito. Stai zitto tu! Aia! E ridammi la mia carne, subito! No, non te la do! Ah no, eh? E allora ti mangio la faccia! No, ti prego! Ti prego! Non farmi questo! Ah, ma dai, Vastatore, che schifo! Dammi la carne di Kaiju, subito! No, non te la do! La carne di Kaiju è mia! Bene, allora inizia a spappolarti la faccia! No,
Ok, la carne è tua, prendila pure! Ah sì? Sì, papà, guarda, non la voglio più! Bene, ottima scelta! Grazie! Sì, ma non me ne lasci nemmeno un pezzettino? No! Oh, uffa! Bene, Arex, è arrivato il momento di pappare la carne di Kaiju! Ecco, non ti invidio per niente! Comunque, grazie per non aver mangiato quel Dilophosauro! Non c'è di che, tanto quando tornerai nel tuo corpo lo sentirai comunque il sapore della carne! Ma, e perché? Perché devo mangiare la carne di Kaiju, forse! Ah, giusto! Uffa! Vabbè, mi laverò i denti una decina di volte! Ma fa quello che ti pare! Comunque, ora non ti dispiacere, ma è arrivato il momento della pappa! No, Vastatore, fermo, ma che fai? Oh, ma che vuoi? Devi mangiarla davanti al vaso di Panzauro. Ah, cavolo, giusto, me ne ero dimenticato. Quindi, dov'è il vaso? Beh, è rimasto dallo scemano. Accidenti, è vero. Dobbiamo tornare da lui. Sì, andiamo. Andiamo. Signor sciamano, abbiamo recuperato la carne di Kaiju. Ben fatto, Arex. Dai, poniamo fine a questa storia. Adesso la metto qui e la mangio davanti al vaso. Non vedo l'ora. Cioè, volevo dire, che schifo la carne di Kaiju. Mamma mia, io sono vegetariano. Non mi piace la carne. Però per rimediare al mio errore dovrò a malincuore mangiarla. Oh! Arex, Vastatore, siete qui! Meno male, vi ho trovati! Ma, Arex? Ah, posso spiegare! Sì, è vero, Velocimarco, non è come sembra! Cioè, Arex, tu stavi mangiando la carne! No, in realtà io non sono... State molto attenti a quello che dite! Non dimenticate che vi trovate di fronte al vaso di Panzauro! Lui sente tutto! Ah, è giusto! La verità è che... La verità è che? La verità è che la stavo soltanto annusando. E perché mai stavi annusando un pezzo di carne? Perché devo mangiarla per forza, purtroppo. Solo che prima di mangiarla volevo annusarla, ecco. Che dire, fa molto schifo, cioè io odio la carne. Sei strano, Arex. E anche la tua voce è strana. La mia voce? Che cos'ha che non va la mia voce? È molto simile a quella di Vastatore. Oh mamma! Ma no, come fa ad essere simile alla voce di Vastatore? Questa è la mia voce di sempre. Non è la tua voce di sempre. Allora mi sono raffreddato. E perché allora saresti costretto a mangiare quel pezzo di carne? Perché? Perché io ho aperto il vaso di Panzauro. È per questo che tutti gli erbivori sono diventati carnivori. E la maledizione può essere spezzata solo da chi ha aperto il vaso. Quindi, se tu mangerai quel pezzo di carne, tutti gli erbivori torneranno normali? Esatto. E cosa stai aspettando allora? Sono venuto fin qui proprio per dirvi che in giro c'è il caos totale. Gli erbivori si stanno sbranando a vicenda. E Apatomauro, è totalmente fuori di sé. Perciò sbrigati a porre fine a tutta questa storia. Sì, ma è quello che stavo cercando di fare. E poi sei arrivato tu e hai rovinato tutto. Vabbè, sbrigati, ciao. Ciao. Dai, Arex, sbrigati a mangiare quel pezzo di carne di Kaiju. Giusto, Vastatore, giusto. Poniamo fine a questa storia una volta per tutte. Aia! Aiuto, aiuto! Accidenti, c'è un'invasione. Lasciatemi stare, Vastatore! Cioè, volevo dire, Arex, sbrigati a mangiare quel pezzo di carne! Tu che stai facendo, l'impalato? Combatti! Combattere io? E certo, sei Vastatore, non dimenticartelo! Oh cavolo, ma io non so combattere come te! Beh, provaci almeno! Respingicus! Torcicollus! Ragazzi, sbrigatevi! Non vi resta molto tempo! Giusto! Devo mangiare la carne di Kaiju! Ma dov'è finita? Oh no! Ce l'ha Bronti! Oh no, accidenti! Ridammela subito! Cioè, volevo dire, Vastatore, tu combatti! Ma come faccio a combattere contro tutti questi dinosauri? Non lo so, ma combatti! Ma perché? Accidenti, comportati da Vastatore! Oh, ma cosa mi tocca fare?
Ridammi subito quel pezzo di carne! Torna qui! Maledetta! Suspendium! Ah, oh, 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 oh! Sbatticus Anterras! Vertiginicus! Via! Aia! Oh, Mastodone, hai visto? Ne ho messi al tappeto due contemporaneamente! Cioè, volevo dire... Arex, hai visto? Ne ho messi al tappeto due contemporaneamente! Perché io sono Vastatore, il tirannosauro più forte di tutti! Adesso basta! Ridammi quel pezzo di carne, subito! Ridammelo subito! Aia! Vieni qui! Saltinarius! Prendete questo, e questo, e questo! Aia! Oh! Aiuto! Lasciatemi stare! No, no, è mia, è mia! Ma non capite che devo farlo per il vostro bene! Cosa? Ma cosa sto facendo? Ma che succede? Oh, che bello! Ha funzionato! Oh, la carne di Kaiju era buonissima, ne voglio ancora! Ma dove mi trovo? Oh cielo, mi sembra di essermi svegliata da un brutto sogno! Mi sento così strano! Ma cosa è successo, ragazzi? Ho uno strano sapore di carne in bocca! Oh, Apato Mauro, ti prego, guardami! Sono Veloci Marco, non mi riconosci! Veloci Marco! Oh, sei tornato in te! Ma cos'è successo? Mi sento così strano! Oh, Apato Mauro! Ma cosa? Che c'è? Mi sei mancato così tanto! Oh, Veloci Marco, ma sono sempre stato qui! No, tu non eri più tu! È tutto ok, Veloci Marco, sono qui! Sì, sei qui! Sono così felice! Comunque tu somigli incredibilmente a un pachicefalosauro che ho divorato l'altro giorno! E con questo? Così, era soltanto un'osservazione! Oh, tutto è bene quel che finisce bene! Sì, infatti, però mi sono stancato di questo corpo! Signor sciamano, quando finisce l'effetto dell'incantesimo? Fossi in te non urlerei, Vastatore! Se ti sentisse il vaso di Panzauro sarebbero guai. Ah, giusto. Vabbè, quando è che finisce l'effetto dell'incantesimo? Tra pochi minuti, tranquillo. Ok, grazie. Bene, allora credo che sia arrivato il momento del saluto. Sì, sono d'accordo. Ma dov'è il mio cappellino? Che ne so io. Bastatore, se mi hai perso il cappellino è la volta buona che ti sbrano. Ma no, dai, sarà qui da qualche parte. Oh, eccolo. Oh, meno male. Ecco qui. Forse dovrei metterlo io? No, è mio. Sì, ma questo è il tuo corpo. Vabbè, finché mi trovo nel tuo corpo lo tengo io il cappellino. O meglio, lo tieni tu, cioè lo tengo io, cioè lo tieni tu, cioè lo tengo io. Insomma, hai capito? Boh, come vuoi. E niente. Bene, ragazzi, il video...
Oh, che è successo? Oh, bene, è finito l'effetto dell'incantesimo. Oh, siamo di nuovo noi. Finalmente. Ehi, ridammi il cappellino. Ladruncolo, che non sei altro. Ecco qui. Ladruncolo a me. Sei tu che hai voluto tenerlo sulla mia testa. Sì, ma la tua testa era la mia testa in quel momento. No, la mia testa è sempre stata la mia testa. Sì, ma in quel momento la mia testa si trovava dentro la tua testa, quindi la tua testa era la mia testa. Sì, ma la tua testa... Ah, vabbè, lascia stare. Dicevo, il video finisce qui. Mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate di tutta questa storia. Lasciateci tanti commenti su Instagram. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!